Da 300 anni la statua lignea di Sant'Arsenio Abate si trova proprio qui a Sant'Arsenio nella chiesa collegiale di Santa Maria Maggiore. In questa occasione il parroco Don Angelo Fiasco ha voluto organizzare un convegno con professori esperti di storia dell'arte proprio sulla figura di Sant'Arsenio. Quest'anno abbiamo voluto ricordare il trecentenario della statua, opera di Giacomo Colombo, importante e famoso scultore di scuola napoletana, possiamo dire, che probabilmente ebbe anche una bottega qui a Sant'Arsenio, data anche la numerosa presenza di opere dello stesso autore nella zona. Sant'Arsenio, venerato qui nella comunità di Sant'Arsenio appunto, compie 300 anni, è l'occasione per questo simposio arseniano. Un momento culturale che la parrocchia ha voluto nel festeggiare, ecco, la festa patronale, questo momento culturale per riscoprire non soltanto l'opera artistica, ma riscoprire la figura di santità di Arsenio il Grande, questo diacono della Chiesa di Roma del IV secolo che poi decide di lasciare tutto, di ritirarsi nel deserto e quindi di fare un percorso di ricerca interiore. Egli cerca la gioia, egli cerca la felicità e scopre che deve ritirarsi nel deserto, fare silenzio fuori ma soprattutto dentro di sé. Qual è l'attualità di questa figura? Per l'uomo d'oggi che vive con frenesia, no, i ritmi quotidiani e certamente sempre alla ricerca della felicità, Arsenio ci ricorda il primato del silenzio per riscoprire la voce di Dio, questo Dio che possiamo scoprire addirittura scavando dentro noi stessi e quindi ritrovare se stessi per ritrovare Dio. Questo credo sia il messaggio bello che Sant'Arsenio vuole lasciarci e che siamo chiamati a riscoprire anche attraverso questo simposio e gli articoli che abbiamo voluto raggruppare in questo opuscolo, in questo numero speciale a tiratura limitata ad uso interno. E al margine dell'incontro abbiamo parlato con il professor Pecci proprio sull'autore della statua lignea, lo scultore Giacomo Colombo. Come scultore sicuramente tra i più grandi, se non il più grande, di quelli che hanno operato tra la fine del 600 e il primo trentennio del 700, perché muore poi nel 1731. Non è di queste zone, è un artista che proviene da Este, in provincia di Padova, e naturalmente è stato uno dei più grandi maestri della scultura in legno policromato di questo periodo, legato ovviamente a quello che era il discorso religioso, legato a sua volta ai momenti del Concilio di Trento e secondo i dettami del Concilio di Trento. Quindi ha prodotto tantissimo, sono tantissime le opere che ha fatto, hanno inondato tutta l'Italia meridionale e hanno inondato addirittura la Spagna. Alcune opere sono andate a finire, importantissime, sono andate a finire in Spagna. Quindi diciamo è un pilastro della cultura artistica del 6-700, del fine 600 inizio 700. La statua lignea di Sant'Arsenio Abate è stata definita dal professore Aromando come una scoperta inaspettata. Vediamo il perché. Perché noi nel 2016 abbiamo fatto questo felice incontro sui social media, per cui su Facebook abbiamo trovato una cromolitografia stampata a Salerno da un importantissimo editore che era Migliaccio. Migliaccio ha pubblicato per il Regno delle Due Sicilie il bollettino delle leggi e ha pubblicato anche la rivista Il Picentino. Questa cromolitografia a colori porta la data a numeri romani 1717. Poi abbiamo una stampa a cliché della fine 800, prima metà del 900, da cui si evince anche il nome dell'artista Giacomo Colombo. Incrociando questi dati e dato che tutti i maggiori esperti colombiani asseriscono nei loro studi che il Sant'Arsenio Abate dal modellato iberico spagnolo è del primo quindicennio del XVIII secolo, allora a questo punto abbiamo potuto asserire quasi con certezza che la data 1717 sulla cromolitografia è la data esatta di realizzazione, perché i disegnatori di quel lavoro cartaceo di certo non potevano avere informazioni su data e nome dell'artista se non le avessero visti direttamente sull'opera.